Buonasera amici, buonasera amiche, mi chiamo Marcello Secco, faccio questi video perché sono appassionato di moto. Se anche tu, come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella in modo da essere costantemente, aggiornato o aggiornata sulle novità perché pubblico video ogni giorno. Bene, oggi voglio parlarvi di una moto di cui mi ha parlato l'amico Francesco, qui sotto poi in descrizione metterò anche il suo commento che mi dice e fa riferimento a una scelta che ha fatto di questa moto. Dico testualmente: poi alla fine la scelta finì sulla Suzuki GS550E, sempre usata, e il riferimento è alla Honda CB400N, quindi voleva acquistare una moto. Invece della CB400N ha acquistato questa Suzuki. Ricordo che la Honda CB400N all'epoca era la moto per i giovani che portavano i jeans, scarpe da tennis bianche e bomber colorato. Era ricercatissima sul mercato dell'usato, praticamente dopo la Vespa 125 e 23 volevano tutti quella. Lui dice che non l'ha comprata perché era troppo cittadina, nel senso che è una cilindrata troppo piccola. E poi voleva appunto una moto più, come dire, robusta. Poi qui troverete il commento in descrizione se vi interessa. Quindi parliamo oggi di questa moto, della Suzuki GS500E del 1978 in particolare. Quindi la vediamo qui nell'immagine ed è una moto che si presenta, secondo me, molto elegante e ne parliamo dopo. Cominciamo invece a vedere come la cilindrata del motore a quattro tempi, quattro cilindri naturalmente, sia di 549 centimetri cubici, è un bialbero come si vede dall'immagine in testa, con due valvole per cilindro. La potenza massima di 51 cavalli a 9000 giri al minuto, buona potenza. Il quattro cilindri ovviamente ha un regime superiore rispetto al bicilindri, che è una coppia massima di 41,2 Nm a 7500 giro al minuto. Il telaio è un classico doppia culla in acciaio. La sospensione anteriore, scusate, è formata da una forcella telescopica tradizionale da 35 mm, eccola qui bella in evidenza, e il freno a disco, il doppio freno a disco. Bella anche, visto che ci siamo, le ruote a razze molto eleganti. Il serbatoio da 17 litri, discreto, e il peso secco di 200 3 kg completano il quadro di questa moto che secondo me si presenta molto elegante. Quindi la sua caratteristica che a me piace molto è il fatto che sia una moto elegante. Quindi a partire dal serbatoio con le giuste dimensioni, vedete anche il bel codino che completa poi il quadro estetico della moto. Belle anche gli scarichi, i due scarichi, uno da una parte, una dall'altro, in cui confluiscono i quattro collettore. Qui una moto elegante, ben frenata perché poi ha il doppio disco anteriore e il disco singolo posteriore e quindi adatta sia all'uso, insomma, urbano, nel senso che al manubrio alto si poteva, se parliamo degli anni 80, utilizzare anche in ambito urbano, però anche in ambito extraurbano. Bene, quindi se vi è piaciuto mettete un like, se non vi è piaciuto dislike, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere costantemente aggiornati e qui sotto i vostri commenti sempre molto graditi. Ciao a tutti, buona serata.